fissato al 20 dicembre. Dal 2012 chiusi in Italia oltre 11.000 sportelli bancari, sono almeno 4 milioni di italiani che vivono in comuni senza un istituto di credito. Giuseppe Caporaso. Oltre 4 milioni di italiani non hanno nel proprio comune uno sportello bancario. Lo rileva una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani. I comuni senza una filiale fisica di un istituto di credito sono 3.062 lungo la penisola. Da anni si sta riducendo il personale bancario e si stanno chiudendo gli sportelli in molti piccoli centri. Questo è un errore, in quanto le persone, è vero che cercano l'innovazione, cercano il digitale, ma cercano anche il rapporto fisico con la banca, che è lo strumento, il soggetto con cui da sempre hanno rapporti. In meno di 10 anni le banche hanno chiuso oltre 11.000 sportelli, creando una sorta di desertificazione con una contrazione anche per il personale. In questo ambito il settore ha però utilizzato il Fondo di solidarietà, uno strumento messo in piedi dalla contrattazione sindacale che aiuta i lavoratori, ma non pesa finanziariamente sul bilancio dello Stato. Passi in avanti sono stati fatti per i canali digitali bancari, dalle app ai tablet, ma non c'è stato un vero decollo, visto che siamo sempre ai livelli molto bassi, al pari di paesi come Grecia e Turchia. Significativa la presenza in Italia di persone anziane, che privilegiano il rapporto diretto con la filiale bancaria. Le pensioni sopra un determinato importo ormai dal 2012 si possono riscuotere non più in contanti, ma soltanto con a credito su conto corrente o su carta prepagata. Ed infatti le persone anziane sono quelle che sono più danneggiate da queste politiche di chiusure da parte delle banche, perché una persona anziana ha sicuramente meno dimestichezza con gli strumenti digitali, con l'home banking, e quindi non è capace di gestire il proprio conto corrente online in piena autonomia. A queste persone deve essere data un'alternativa facilmente raggiungibile di contatto con una filiale, quindi con del personale. Su se